Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Terenas, qua affiancato dal carissimo Kerren. E a breve entreremo nella terza e forse ultima selezione campioni di questo secondo quarto di finale. I FunPlus Phoenix stanno letteralmente smurfando, stanno correndo in faccia a questi Fnatic. Questi FunPlus Phoenix sono veramente su un livello alto. Dall'altro lato, i Fnatic sono davvero in uno stato di mental boom. I Fnatic devono riprendersi e devono affrontare in questa terza partita non solo i FunPlus Phoenix, ma loro stessi. Lo vedi dalle loro facce, tranne dalla sua. Lo vedi dalle loro facce, sono preoccupati, sono sotto stress, sono sotto ansia. I FunPlus sono tipo, well, sì, voglio dire. Quella Red Bull è più grande della sua testa. Però è bellissima con la latina dei mondiali, io la desidero tantissimo. Alle finali di Parigi, a costo di abbandonare il caster desk, le vado a prendere dalle loro postazioni. Mi devono sparare per impedirmelo. Comunque, al di là delle considerazioni personali, FunPlus Phoenix stanno dominando. I Fnatic non devono affrontare solo i FunPlus, ma loro stessi. Ce Signore la faranno? Signore e signori, entriamo nella terza draft di questa serata, di questa seconda serie, questo secondo quarto di finale che va a decidere il secondo semifinalista. E fino ad ora i FunPlus Phoenix hanno dato spettacolo. Potrebbero chiuderla a modo ora dicendo: ok, li abbiamo massacrati mentalmente, ora spezziamoli in due. Beh, sarebbe un bel modo di iniziare a spezzare la euforia durante questo mondiale, facendo capire il potere della Cina e facendo capire, vendicando intanto i connazionali, perché ricordiamo che i Fnatic sono arrivati qui eliminando i Royal Never Give Up. Di conseguenza, per i FunPlus sarebbe anche una rivalsa potente. FunPlus rimossa Kali. Rimosso Gragas, abbiamo visto che rimuovere Twisted Fate non è affatto necessario per loro. No, lo gestiscono senza problemi, semplicemente giocano insieme, stanno uniti, non corrono rischi e non si espongono troppo. Un dive, senza problemi. Perché dovrebbe farci paura un dive di un Alistar livello 4? Non voglio mai più vedere. Sono d'accordo, cioè non fa paura un dive di Alistar a livello 4. Perché dovrebbe farci paura? Non fa paura, è a livello 4, muore. E Xayah è rimossa da parte dei Fnatic. FunPlus hanno quindi accesso a Renekton, hanno quindi accesso a Ryze, che era stato rimosso nella partita precedente. E tanto aveva andato a Super Carry Doin B. E fino ad ora è stato di parola Doin B. E voglio rivederlo ancora una volta su qualcosa di più aggressivo. Già quel Ryze ha regalato tanto. I Fnatic azzardano un pochino, sinceramente, non bannando Ryze. Avrebbero azzardato non bannando Qiyana, avrebbero azzardato non bannando Xayah. Non bannare Pantheon non è neanche un'opzione in questo mondiale. Davvero, è assurdo. Lo rispettano così tanto. Ancora una volta Lee Sin per Broxa. E purtroppo c'è da dire una cosa. Nell'ultimo game, Broxa con questo Lee Sin ha portato veramente poco. Nonostante l'inizio scoppiettante, doppio buff, aver negato a Gragas un pull, aver negato a Gragas la prima spell, che è fondamentale. Il è problema, partito di Gragas. Il problema era sui dive. Parentesi, è partito di Gragas, ma è dovuto partire di salvaguardia anche Lee Sin nella giungla nemica. Abbiamo di nuovo Kai'Sa per Reckless e speriamo che stavolta i Fnatic vadano per un piano di gioco più contenuto. FunPlus, dicevamo avere accesso a Renekton. Attualmente 9.19 è il campione con lo spike al singolo oggetto più forte di tutto il gioco. Penso che a mani basse la lancia di Shojin su Renekton come spike sul singolo oggetto non sia contestabile. È rotto. È veramente rotto. Letteralmente cancellano l'oggetto. Quindi sì, possiamo capire lo stato forma di quel campione con quell'oggetto. FunPlus Phoenix giustamente seleziona Renekton e adesso opteranno per la giungla. Rek'Sai'ah sarebbe un'ottima risposta perché gestisce alla perfezione Lee Sin e infatti viene lockata. Tutto sommato Rek'Sai'ah dalla sua può gestire tranquillamente l'early game grazie alla pioggia di lame. Lee Sin verrà forzato ad un conquistatore, immagino, contro Rek'Sai'ah in modo da giocare meglio il mid game. Nemesis... per la prima volta lo vedo veramente preoccupato. Veigar! Quello è bello. Quello è bello, funziona bene contro Rek'Sai'ah, funziona bene contro Renekton. È un campione che ti garantisce uno scaling infinito. Quello è il Veigar con il quale Nemesis ha abbattuto Faker durante il group stage. Quindi è un Veigar che si porta dietro anche un bel palmarès a livello di conquista in questo mondiale. Tahm Kench rimosso. E adesso seconda fase di ban, cominceranno a rimuovere i campioni necessari alla corsia inferiore. Fino ad ora nessun supporto selezionato. Cominciano i ban. Già Tahm Kench ha dato tanti problemi. Ok, lo rimuoviamo.
Rimuoviamo Rakan perché è una fulcro di ingaggio troppo grosso per i Fnatic, che hanno una bella team comp da sfruttare. Tanti danni magici dalla loro. E infatti in corsi superiori mi aspetto qualcosa di aggressivo. E risposta a Renekton potrebbe esserci un Kled, considerata la necessità di avere una forma di danno fisico, a meno che non vuoi optare per una Kai'Sa da danno fisico. Beh, allora, danno fisico comunque può arrivare da parte di chiunque, perché per come sono state dichiarate attualmente i due trittici, non è il danno di cui ti devi preoccupare, ma sono le transizioni, le fasi di transizione, perché i Fnatic per adesso hanno dichiarato molto la loro. Lee Sin dovrà controllare l'early game per permettere a Kai'Sa e a Veigar di scalare. Ornn potrebbe essere una risposta. Sbagliata forse, ma potrebbe essere una risposta. E ovviamente non sarà Garen da corsia. Ornn dovrà fronteggiare Renekton. Abbiamo già visto il giocare in funzione di un Renekton forte. Over su Teemo, uno dei migliori pick di LWX, che però purtroppo non penso vedremo in questa fase di torneo. Nautilus va bene per rimuoverlo a Kai'Sa. Giustamente, ti rendi conto che vai a rompere quella combo sulla corsia inferiore, vai a prendere addirittura un Lucian. Lucian abbiamo visto trovare poco successo in questo mondiale, ma i FunPlus Phoenix vogliono andare per l'aggressione, infatti loccano e confermano quel tiratore così pericoloso. C'era l'over su Leona, abbiamo di nuovo l'over su Alistar. Spero davvero sia Leona. Spero davvero anch'io che sia Leona. Sto trattenendo il fiato. Lo loccano. Lo loccano. È di nuovo Alistar. In questo caso è un... hai sentito proprio il boato del pubblico? No! al di là di quello, Alistar Kai'Sa è una lane forte, non è quello il punto. Il problema è che ancora una volta i Fnatic hanno un piano di battaglia difficile da eseguire. Terzo game così, eh? Devi assicurarti che Ornn arrivi a livello 12 in modo da poter iniziare a potenziare i propri oggetti. Potenziati i propri oggetti, la fase di corsia diventa comoda contro il Renekton, perché comunque anche nello spike da lancia di Shojin tu riesci ad inserirti abbastanza bene. Lee Sin di nuovo ha tutte le responsabilità dell'early game sulle sue spalle. Sono delle spalle molto muscolose, sia quelle di Lee Sin che quelle di Broxah, ma devono veramente portare il resto dell'early game dei Fnatic da sole. Hai un'assicurazione però in corsia centrale totalmente diversa. Hai optato due volte per Twisted Fate e dici, ok, Twisted Fate non funziona chiaramente, non contro questi FunPlus Phoenix, proviamo qualcosa di diverso. Mago sì. da controllo ad aree con un burst colossale. Esporsi troppo per i FunPlus Phoenix vuol dire morte certa. Sono campioni fragili quelli dei FunPlus Phoenix. Anche Nautilus deve comunque trovare il proc, l'attivazione della scossa di assestamento per non esserlo. Nautilus è uno di quei pick illusori da quel punto di vista. Se non la procchi non riesce a resistere a lungo. Non solo hai Renekton che sulla corsia superiore opterà per tanto danno. Certo, HP dalla propria con il Dominus e gli oggetti per la quale andrà a optare, ma poche resistenze. Perdi metà della tua barra di HP, Veigar diventa una grossa minaccia. Signore e signori, questo è l'entrata sulla landa degli evocatori per il terzo match di questa seconda serie, questo secondo quarto di finale. I FunPlus Phoenix sono al comando per il 2-0 e adesso è il momento della verità. Ladies and gentlemen, per quella che potrebbe essere l'ultima volta all'interno della giornata di oggi, mano agli hashtag, hashtag FPXWin, se pensate che le Fenici riescono a portare a casa un pulito 3-0, oppure hashtag FNCWin, se volete arrivare a sentire oggi Silver Scrapes a fine giornata. E il tuo hashtag a chi va? Considerate le team comp, non guardiamo i due team, non guardiamo il risultato sopra. Le due team comp. Ti ringrazio per averlo specificato prima, perché mi stavo proprio lanciando sui OnePlus di... Sono 2-0, è facile optare per il team che ha letteralmente distrutto e schiacciato come insetti i propri avversari fino ad ora. Io sono un fan dei G2, quindi sono un bandwagoner di quelli proprio violentissimi. Io vado sul carro del vincitore e non me ne vergogno. Comunque, al di là nel di tutto... Nel calcio c'è una definizione che è molto fitting, ma non la utilizzerò in questo momento. FunPlus o Fnatic? Dovendo guardare solo le composizioni, comunque ti direi FunPlus. Ah, come mai? Perché i FunPlus hanno la possibilità di solidificare l'early game grazie a Lucian e Renekton forti sulle sidelane, permettendo poi a Doimby di diventare il super carry Doimby al quale i FunPlus ci hanno abituato durante tutta la stagione regolare. Quindi è vero, Nemesis sta giocando Veigar, un pick sicuro, un pick che va a iper scalare. Ma
rischiano. I Fnatic stanno giocando ancora una volta una composizione difficile da eseguire in uno stato non proprio lucidissimo, l'abbiamo visto prima. Vedremo se a questo giro la corsia inferiore riuscirà a gestire meglio le aggressioni, perché Illison purtroppo è stato molto colpevole nell'ultimo game. Poco da girarci intorno. Game Goon intanto scambia nei confronti di Buipo, presa dell'immortale, mentre Crisp ingaggia. Scossa e assestamento permette a Nautilus di tankare di faccia il danno in entrata, per quanto poco fosse. Sì. Questi primi livelli sono tranquilli, ma Illisang subire questa rush subito non è qualcosa che vuoi. Guivo nel frattempo molto aggressivo nei confronti di Gimgun, trova il proc della fiammata del mantice, però Gimgun ha la barra della furia, ha adesso il suo livello 2, è abbastanza tranquillo. I primi livelli di Ornn non sono male contro Renekton, perché Renekton ha bisogno del suo kit completo di base per poter combattere alla pari contro Ornn. Già. Broxa lo vediamo invece più tranquillo rispetto alla partita precedente, non ci sono tentativi di invasione, anche perché invadere contro Rek'Sai è davvero pericoloso. Pioggia di lame e determinazione secondaria, come dicevamo, forzano Broxa al conquistatore, per quanto sia comunque per lui una runa preferenziale. Era il way to go per questo matchup. AWX e Crisp non stanno marcando una fortissima pressione, anche loro penso vogliano il kit completo. E soprattutto non c'è visione sul fiume. Non solo, hanno anche avuto l'informazione che Brox è partito sul lato superiore di mappa e quindi la sua direzione sarà verso quella bottom lane. Yep. Quindi giocare sicuri ti porta a non esporti troppo. Infatti vedi Brox su questo lato di mappa e AWX e Crisp sono in una posizione non sicura. Di più. Stanno aspettando che l'ondata vada a scagliarsi su di loro. Ed è così che si dovrebbe giocare questa bottom lane in assenza di visione. Fan plus Phoenix che stanno facendo veramente scuola agli avversari oggi. Sono già in gold lead, 300-400 unità. Basta guardare la differenza dei due jungler, 28-16. E Tian sta anche invadendo i lamabecchi di Broxa. Beh, da qualche parte dovrà pure averlo preso quel vantaggio. Broxa è ancora nella trifronda, in una posizione che gli sta facendo perdere tempo al momento. Capisco che Broxa sia tendente a cercare i gank in early game con Lee Sin, ma se lo sappiamo noi, lo sanno anche i FunPlus. Non divate a livello 3! No, ragazzi... ho visto il tentativo qua da parte di Broxa di lanciarsi in avanti, era già pronto! E adesso invece indietreggiano, stavolta la giocano metodica. Si assicurano che non ci siano inserimenti da parte di Tian, perché non avevano informazioni su Tian. Devi considerare quello, Brox era lì anche come strumento di sicurezza. È vero, Tian è riuscito a prendere campi nella giungla avversaria e sta surclassando di 400 unità il jungler nemico. Sulle 500 totali del team, vediamo comunque che i FunPlus stanno poggiando molto sul loro jungler. Come hanno fatto anche nella partita di prima, Tian è un signor jungler. Assolutamente. Nemesis adesso andrà a mettere un po' di pressione su questa corsia centrale, vuole ottenere stack della sua passiva, vuol dire avere la pick totalmente a gratis su questo Veigar. Contro un Ryze hai bisogno di cominciare a prendere un minimo di vantaggio, perché ok, scalate alla pari, scalate bene entrambi in late game, ma con tempistiche di gioco e di combattimento totalmente diverse. Crisp va a zonare gli avversari, danni ad area per lui, garantisce il reset dell'ondata del WX in vista di un richiamo base. Siamo a 40 minion, questo richiamo base significa o MC spada per il critico o vuoi andare per una scimitarra di Bilgewater, e infatti sarà scimitarra, vuoi puntare all'early to mid game con quel Lucian. Come ti dicevo, questa è una partita che i FunPlus stanno mettendo in mano a Super Carry Doinbi e vogliono vedere cosa il suo Ryze sarà in grado di fare. Qua Nemesis andrà a provare a bloccare il richiamo base, ma nulla da fare per lui. No, adesso... l'ha bloccato. No. Ah sì, ok, no, ha camminato l'ha via. L'ha bloccato Doinbi. E si è preso anche una P gratis grazie alla sua Q. Che bello. Che bello Veigar in generale, proprio la meccanica di poter continuare a aggredire e essere premiato per la però parlando di Veigar qui bisogna stare attenti, perché sta arrivando in corsia centrale Tian. Nemesis subito va a piazzare una bella risposta, un bel muro, ma niente da fare, flash difensivo per salvarsi. Teletrasporto di Reckless porterà comunque Nemesis in una zona sicura, ma ha investito una risorsa importante. Doveva tornare in corsia? Certo, camminerà. Dovrà tornare però in corsia inferiore camminando, come hai sottolineato tu, e dare tempo a Lucian di rimanere da solo. Reckless qua potrebbe cercare aggressione su Crisp, ma un'ancora lo porta in zona sicura e con il bulb esplosivo è a posto. Lucian ha congelato, Lucian non ha voluto estendere il push, però questo porta i Fnatic adesso in uno stato prioritario bastante per portarsi sul Drago della montagna, che va a estendere molto il loro potenziale di controllo degli obiettivi futuri. Mi piace per loro.
Molto intelligente, certo, ma nel frattempo guarda la differenza in oro che si è andata a creare. E Tian è livello 6, top lane dive su un Ornn solitario. Ai Kim Kun se la può tankare, Doinbi con la prigione runica, arriverà l'ingaggio di confronto di Wipo. Il knock-up grazie a Tian non può rilanciare in avanti la Suprema ed è primo sangue! Primo sangue sulla corsia superiore che va ad allontanare Wipo dalla zona. Scambiano con il controllo del quadrante inferiore. Viene conquistato il drago della montagna da parte dei FunPlus. Ma vogliono contestare adesso invece sul potenziamento rosso che verrà portato a casa da LWX. Quindi uno stato di corsia comodo per un Lucian adesso forte di un red buff. Giustamente vai a portare Irisang. Oh, potrebbero cercare l'ingaggio. Arriva il knock-up nei confronti di Alistar. I danni su Crispy sono sentine, ma così anche quello che è la sua fuga. Grazie al flash che lo porta in una zona sicura. Ok, resettano, riescono a portare a casa incantesimi dell'evocatore. Va bene così per i Fnatic. L'aggressione è andata bene, ma rivediamo lo scambio come è stato sulla corsia superiore. Doinbi flash in avanti per applicare il flusso di incantesimi e la prigione runica e lui a tankare l'inizio dell'azione. E poi Kim Gun cammina via dal range della struttura. Molto, molto pulito. Giustamente si rendono conto che Ornn è facile da divare. Adesso non ha nemmeno il flash per Kim Gun. È proprio facile ora aggredire questo Ornn. Dotato soltanto di una chain vest e di un cristallo di rubino, Wipo sarà in grave difficoltà in questa fase di corsia. Kim Gun sta puntando ovviamente subito verso la lancia di Shojin. MC Spada, cristallo per lui. Si trasformeranno a breve in un oggetto che garantirà a Renekton il controllo delle sidelane. Doinbi sta continuando ad accumulare cariche su quella che per ora è solo una lacrima della Dea, quindi relativamente lenta a scalare rispetto a una staffa dell'Arcangelo. Ma occhio del WX, perché Irisang non è sotto visione nemica, però ha anche il flash volendo. Non hanno però visione su Rek'Sai e questo significa non poter ingaggiare. Qua è LWX molto aggressivo nei confronti di Reckless. Arriva la testata, arriva il knock-up sotto la struttura. LWX potrebbe morire, infatti cadrà per mano di Illisang. Utilizzata pure l'ustione da parte di Crisp per minacciare Reckless, ma non è stato sufficiente. C'era pure la Suprema per salvarsi. Da parte di LWX quello è stato molto discutibile. Ha ingaggiato in overestensione pazzesca senza controllare il cespuglio, immobilizzandoti durante la canalizzazione dello sterminio. E stavolta sono i Fnatic a capitalizzare su un errore dei FunPlus. Rimani comunque indietro a livello monetario, sono un migliaio di unità, però è un inizio per i Fnatic. Hanno bisogno di queste piccole risorse in questo momento, soprattutto su campioni che possono scalare, come una Kai'Sa che può minacciare molto, ma ha bisogno di tempo. Purtroppo la kill è andata su Alistar. Questa è l'unica cosa che rende tristi i Fnatic in questo scambio in corsia inferiore, perché LWX aveva anche trovato del bel danno su Reckless. Non è bastato. La kill su Illisang l'ha portato al livello 6. Ma nel frattempo in corsia superiore Wipo ha quasi trovato la linea nei confronti di Kim Gun. Non è stato sufficiente il danno di Ornn. Kim Gun si salverà per un soffio, ma Wipo in un 1 contro 1 ha gestito Renekton. Wow. Wow, Wipo. Quello è veramente... chapeau. Super audace da parte sua. Quello è il Wipo che vuole vincere. Tian va in invasione, però non c'è possibilità di contesa. La priorità, nonostante sia marcata sulla corsia inferiore, va attualmente a sbloccare Illisang e Reckless. Reckless è basso in salute, i FunPlus sono in 3. Reckless rischia il dive, sinceramente. C'è Illisang a fare da guardiano, eppure quel lume di controllo, giusto in caso. Non dovrebbero esporsi però i Fnatic. Lee Sin e Veigar conquisteranno questo blue buff indisturbati. Basta questo. Dovevano solo conquistare questo obiettivo, portarlo su Nemesis, permettergli di scalare sempre di più. Ha già un po' di cooldown reduction grazie al capitolo perduto. Vuole iperscalare questo Veigar, continuare a ottenere stack, continuare a gestire felicemente in vantaggio questa situazione. Perché Veigar, tu guardi i soldi che hai in tasca e dici, ma non è una piccola differenza. Doinbi ha preso un asset di vantaggio e via. Ma Nemesis sta ottenendo stack gratuite. Sì, di Nemesis è quello che devi guardare, la passiva. Il genio del male, Veigar, che porta dalla sua semplicemente colpendo gli avversari o farmando potere magico gratuito. E Nemesis è molto bravo con questo campione. Inoltre la build da potenziamento glaciale, appena andrà a chiudere quel GLP 800, significa utilità ulteriore per un team che vuole giocare proprio in funzione di quell'utilità. Un rallentamento che si traduce in una Suprema di Ornn, che si traduce in un inserimento di Kai'Sa. I Fnatic hanno una bella comp. GLP chiuso. Non solo, hai anche la possibilità di facilitarti il piazzamento di quello stun. Questo vuol dire controllare ulteriormente le zone della battaglia. Nel frattempo, se dobbiamo però considerare le zone di battaglia, dobbiamo considerare che ancora una volta Broxah non è riuscito a impostare nulla nei primi 10 minuti con Lee Sin. Purtroppo no. 0-0-0 sta pesantemente perdendo in farm nei confronti di Tian e
Crisp potrebbe essere ingaggiato. Infatti è così. Vanno per l'olina, arriva pure l'ustione, utilizzato cronografo da parte sua per prendere tempo. Il Sanxi tanca di faccia il tutto, arriva il teletrasporto, ma ne arriva uno subito dopo. Questa è una risposta alla pari, Mattia ne è già presente. Nemesis potrebbe trovare lockdown. Questo è un Ryze che muore, questo è un Ryze che viene ucciso per mano di Reckless. LWX adesso rallentato, arrivano i danni in entrata, basta, ne avanzano per Nemesis per portarsi a casa un'uccisione dalla sua. Tian ha risposto a modo eliminando Alistair e mandandolo a diplomarsi all'università bovina, ma poco importa, hai messo due kill in mano ai tuoi due carry principali e hai eliminato Doenby e LWX, aprendoti alla possibilità di un drago della montagna. E questa per i Fnatic è la ripresa in cui tutti i loro fan stavano sperando. Risorse per Nemesis, risorse per Reckless, il secondo drago della montagna dalla loro. Fantastico, assolutamente, assolutamente fantastico. Rivedendo l'azione, Crisp effettivamente stava camminando in un corridoio complicato. Non voleva che i colpi di Reckless venissero concatenati prima dell'applicazione della scossa di assestamento. Di conseguenza viene utilizzato il cronografo, sprecato. Nemesis provava lui a prendere la clip su Doenby, ma occhio! Arriva l'ingaggio sulla corsia centrale, Doenby no cappato, viene preso il controllo, ti ha trovato fuori posizione, il calcio del dragone di Prox la porta a casa, è uno shutdown importante perché gli permette di riottenere un pochino d'oro. Quello era il problema principale tra i due jungler. Crisp adesso bloccato dalla Eddie Veigar, rimane comunque calmo, non prende lo stun. Sarebbe stata un'altra P per Nemesis, qualcosa che non vuoi assolutamente. Weepo è estremamente aggressivo nei confronti di Gin-Gun, non ha ancora lancia di Shogin. Infatti Weepo si rende conto, i danni ce li ho. Sono comunque un Horn che con la fiammata del mantice fa veramente tanto. Il knock-up non arriverà perché Gin-Gun si posiziona correttamente. Weepo sta tradando così bene in corsia. E in corsia centrale rallentato, stunnato, cancellato per mano dei Fnatic insieme alla struttura, ed è un primo mattone preso ancora una volta dai due carry. Sempre più risorse su Reckless e Nemesis, questo è quello di cui hanno bisogno i Fnatic. L'unica cosa da carry imputabile a Doenby al momento è la spezia da associare allo spezzatino che ne stanno facendo, perché i Fnatic sono riusciti a identificare le condizioni di vittoria dei FunPlus e stanno giocando bene intorno a quelle. Quel Veigar in corsia centrale è diventato enorme. Doenby è morto prima ancora che l'esplosione primordiale potesse connettere. Distrutto, e adesso Tian va a evocare i messaggeri alla Landa top lane. Vogliono rispondere e avere una struttura dalla loro per essere almeno alla pari. Seng va per l'ingaggio, non trova il knock-up su LWX, flash difensivo per salvarsi. Weepo è arrivato col teletrasporto, ma è troppo tardi. Si salva LWX, purtroppo Alistar non becca quel knock-up. Un vero peccato, ma è comunque portato la torre dalla tua. Ma quel messaggero alla Landa top lane sta colpendo la seconda torre e questo non va bene. Arriva certamente Broxa a difenderlo, ma è comunque tanto danno su una struttura sulla quale Renekton avrà successivamente accesso. A livello di placcature è un 7-7 per l'early game, con i Fnatic che però non riescono a raccogliere 160 gold lasciandoli ai minion. Crisp bloccato e potrebbe cadere. Nemesis non ha la Suprema purtroppo e quindi non può eliminare il suo diretto avversario. Quelli erano i danni del kit di base di Veigar, santo Dio. Già tre stack gratuite per Nemesis, queste sono 3 AP soltanto per quella combo trovata, perché ricordiamo, ogni volta che colpisci con una spell un il tuo avversario è un AP in più. Se poi lo uccidi sono anche 5 di AP, non è che sei proprio triste. Il che significa che già solo da quei 3 assist sono 15 AP in più, arriviamo a 20 considerando l'uccisione. E vorrei la telecamera su Veigar, vorrei davvero tanto una telecamera su Nemesis giusto per capire quante stack ha di quella passiva. Lissin cercava il grompo, non lo trova, ma non importa perché Reckless sta andando ad aprire l'ultima struttura rimasta a difendere l'anello esterno dei FunPlus. Giustamente devono prendere il controllo di questa partita. Sì, scalano bene i Fnatic, ma anche gli avversari non scalano male. Hai già le risorse elementari dalla tua, vuoi portarti sempre più in vantaggio. Illisang decide di non esporsi troppo, molto più metodico a confronto ai match precedenti. Non puoi correre i rischi ora. Questo che volevo vedere già dalla partita prima. È questo che, che il primo game di questa serie doveva insegnare ai Fnatic. Meglio tardi che mai, va benissimo così per loro. Possono comunque ancora recuperare. Il reverse sweep esiste. Non dirlo. Ah, vabbè, dai, non la gufiamo mai così tanto. Qua Fnatic andranno per l'assedio sulla corsia superiore. Si rendono conto di potersi permettere questa risorsa perché i FunPlus Phoenix sono passati per la corsia centrale. Ti hanno trovato fuori posizione. Il danno arriva e Reckless si lancia in avanti costringendo al flash il jungle dell'avversario.
Questo significa già prendere risorse, significa già iniziare a utilizzare quel Veigar come i Fnatic ci avevano mostrato contro gli SKT, un'arma da zoning micidiale. Eccolo. Arriva qua l'ingaggio di Ornn, si lancia avanti Rek'Sai, Kingun non ha proprio nulla da fare in questa situazione. Renekton non può permettersi questa sovrapposizione. Conquistata la struttura, stesso discorso però in corsia inferiore, Doinbi è stato libero di aggredire la torre, potrebbe anche farcela ma non ha abbastanza minion lì presenti, sta arrivando anche Veigar, quindi non potrà nemmeno tankarsela di faccia la torre, non sarebbe nemmeno saggio in qualsiasi caso. No. Non è così bassa la torre in salute. Il punto è che Veigar sta già accumulando stack di Mejai. Il punto è che Veigar sta andando per il copricapo di Rabadon. E deve, perché essendo andato per il GLP 800, Ornn deve potenziare Rabadon. Esatto, la corona della morte di Rabadon trasformerà quel Veigar in un mostro? Nuke portatile, un ordigno nucleare tattico, letteralmente. Moab. Sì. Mother of All Bombs, per la corona. Che è interessante perché è comunque un acronimo del genere del titolo al quale si sta giocando attualmente, quindi... Esatto, Veigar è l'incarnazione di questo gioco. Veigar con 7100 gold contro i 5800 del Rise di Doinbi, quindi un vantaggio anche considerevole a livello di risorse. Oh, Kingun... Non, mi sa che non hai via di scampo. Arriva qua l'ingaggio da parte di Lee Sang. Bel knock-up, lo stun a seguire. Si lancerà in avanti Reckless con la Suprema. No, non ce l'ha disponibile. Non c'è la Suprema di Reckless e non c'è la Suprema di Buipo. Quindi già volevano solo zonare Kingun e costringerlo a scelte difficili e riprendere controllo. Doinbi sta continuando a prendere side lane. Finché Doinbi non aveva completato i suoi due oggetti, i FunPlus vogliono cercare di stallare la partita e dargli il tempo di diventare quel Ryze che Doinbi può diventare. Ma questo gli sta costando la base. Gli sta costando la mappa. È una base race questa, a tutti gli effetti. Contiene Doinbi sulla corsia superiore e i Fnatic sulla corsia inferiore, ma i Fnatic sono in 5 bottom lane. Questo è disastroso perché vuol dire cedere un inibitore gratuitamente ai Fnatic soltanto per una struttura che forse non riuscirai nemmeno a conquistare. La prenderai per un soffio grazie ai danni di Ryze. Ora il teletrasporto in base, i Fnatic stanno andando giustamente per la chiusura perché si rendono conto siamo in 3 contro 5, possiamo permettercelo. Wipo si è esposto troppo, arriva il fight, Tirisang trova il knockup nei confronti di due persone. Elimina NWX, Crisp potrebbe cadere, cadrà per mano di Broxa, ma guarda Doinbi come balla alle spalle, eliminato alla fine per mano di Veigar che riesce a uccidere non solo Kingun. Wow, 12 stack di Mejai, boys, e quelli da parte dei Fnatic erano tanti danni. Sono rimasto piuttosto interdetto. Perché questa base race? Perché era l'unico modo di prendere risorse per i FunPlus. Non potevi contestare il 5 contro 5. Non contro Veigar, non contro questo stato di potere nel quale si trovano attualmente i Fnatic. Era l'unico modo per scambiare risorse sulla mappa, ma comunque va a favore del team in arancione. Perché ti dà anche priorità sul barone Nashor aver conquistato quell'inibitore, perché guarda le ondate di Super Minion, dovrai sempre lasciare una persona lì presente e Kingun purtroppo... No. In questo game è stato punito così tanto. Sì, considerando la composizione da hard scaling dei Fnatic, l'idea dei FunPlus a livello di draft poteva starci. Draftiamo potere in side lane e andiamo a prendere un fulcro di scaling per trovare poi una salvaguardia su fasi più tardive. Però i FunPlus non sono riusciti a trovare le risorse che avrebbero voluto sulla mappa. Lucian ancora una volta non funziona e... Sembra che questo pick sia maledetto a questi mondiali. Capisco che Lucian in questo caso viene confermato il suo titolo che gli è stato dato indirettamente dalla splendida community di Reddit. Ma davvero, FunPlus si stanno accartocciando su loro stessi. Qua Wipo trovato fuori posizione adesso per mano di FunPlus Phoenix, arriva anche il knock-up, Nemesis sta arrivando, Wipo testata difensiva, lockdown c'è, Crisp quasi cade per mano di Nemesis, la Suprema viene utilizzata in senso difensivo per bloccare Nemesis stesso, arriva il teletrasporto, ma il resto di Fnatic ha conquistato facilmente il Baron, arriva la considerazione del video Forza e Illisa trova il knock-up su più persone, Reckless arriva per il lockdown su Tian e queste sono già due uccisioni trovate, Kingun e Doinbi insieme all'LWX fuggono via, flash difensivo di Lucian per dashare verso il bulbo esplosivo e ora Roxa potrebbe cercare il seguimento, c'è teletrasporto per cercare lockdown su Kingun, arriva pure il flash di Reckless pur di eliminarlo. Doinbi nel frattempo in corsia centrale bloccherà Illisang che prende tempo con il cronografo. Certo, puoi fare tanto per il tuo team e questo nella riprova, ma guarda intanto in corsia inferiore Nemesis andrà a stunnare e eliminare il WX con un'ultima Q, due torri nel Nexus abbattute, i Fnatic vanno per la conclusione, vogliono la vendetta dopo quei primi due game così male
maledetti. Cade alla fine Nemesis per mano di Tian, e questo è gravissimo perché i Fnatic cadono come tessere del domino, uno dietro l'altra. Hanno ancora una volta tirato troppo la corda, e questo ha permesso ai Fan Plus Phoenix a Toynbee di salvare la situazione. È stato uno scivolone, ma comunque la partita rimane in mano ai Fnatic. Sì. Sono ancora in gold lead, i Fan Plus Phoenix hanno il Nexus scoperto, ci sono anche lumi in profondità, per quanto manchino teletrasporti, se non quello di Reckless, al quale sconsiglierei vivamente di teletrasportarsi nella base dei Fan Plus, per... unless... Tutti quanti stanno abbandonando la base, Renekton è ancora lì presente, nessuno ha usato un trinket rosso. Allora... vai Reckless! Mancano 3 secondi alla vittoria. Infatti c'è il punto di domanda sul ping. No, dai. Non hanno teletrasporti, Fan Plus Phoenix. Ci mettono 8 secondi per tornare in base, eh? È tornato Nautilus, ok, niente. Gli è venuto il dubbio, infatti, okay. Fan Plus Phoenix. Aspetta, perché siamo usciti dalla base tutti senza controllare? Senza swippare. Quella è una pessima idea, ragazzi. Fatelo sempre nei vostri ranked, per favore. Un bel lume di controllo davanti al Nexus, per favore, per favore. Ma rivediamo il replay, perché Illisang, che ormai sappiamo che indipendentemente dal supporto lo vedrà in split push quando i Fnatic hanno il barone dalla loro. Reckless, che sta facendo dei danni enormi alle strutture, grazie anche ai danni della montagna che i Fnatic sono riusciti a prendere stavolta dalla loro. Doinbi sta facendo un gran lavoro con Ryze ed è stato uno dei motivi principali che ha portato i Fan Plus a vincere questo scenario. Il flash attraverso il punto di non ritorno. Non riescono in nessun modo a porre fine al DPS di Ryze. Davvero, davvero enormi i Fan Plus in questo caso. Qua bravissimo Tian a bloccare il dash difensivo di Bwipo per portarsi in salvo. Yep. Davvero ottima come azione. I Fnatic sono pronti qua a cercare... questo assedio finale. Sono in 5 tutti i presenti, se lo possono ancora permettere, visto che il Nexus è proprio nudo, non c'è difesa oltre agli stessi membri dei Fan Plus Phoenix. Adesso tutti i presenti, è diventato un Aram in bot lane. Siamo al 23° minuto, questo significa che i Fnatic possono permettersi di tirare dritto cercando il Nexus anche a costo di morirci. I Death Timer non permetteranno mai e poi mai ai Fan Plus di riconquistare qualcosa. Oh, Crisp qua ha trovato fuori posizione, arriva la testata, Crisp si lancia in mezzo, alla fine Reckless potrebbe essere aggredito per mano di King Gun, infatti e non è libero di fare DPS. Nemesis però ha già eliminato Crisp, basso di salute Nemesis, eliminato per mano di Tian, continua a prendere tempo King Gun grazie al suo cronografo. Bwipo ha trovato fuori posizione, Doinbi e LW faranno un ottimo lavoro, Brox proverà la conquista di questo inibitore, ma non si può permettere di più. Proccato l'angelo custode, morti 3 membri dei Fnatic, hai tolto un angelo custode di Tian, sì, sei felice di questo? Hai comunque regalato kill. Sto sudando tantissimo in questo momento. Ci credo. I Fnatic sono ancora in controllo della partita. Vero? 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 È una domanda, sì, non un'affermazione. E si lanciano in avanti, nonostante il punto di non ritorno avesse stordito Crisp, il portale dei reami quello lo va a portare in avanti, permettendo il lockdown su Reckless, e Ging Gun trova l'eliminazione in solitaria. Quello è stato incredibile da parte dei Fan Plus, una roba che davvero mi è stata strana da vedere a livello di esecuzione. Voglio cercare di capire anche lo shot calling che c'era dietro una manovra del genere. Penso sinceramente che sia stato un errore di comunicazione dei Fnatic, perché Alistar ha spinto quel Nautilus già stunnato verso il punto di non ritorno. Non ha trovato la combo correttamente. Non penso sia stato un errore, perché quando tu vedi il punto di non ritorno vuoi semplicemente usare la testata. Spingi Nautilus sullo stordimento di Veigar, dai una P gratis a Veigar e poi puoi concatenare il polverizzare per estendere la durata dei controlli. Il problema è stato il portale dei reami. Il portale dei reami di Doinbi, non so se sia stata una casualità o il portale dei reami più intelligente mai fatto da un essere umano, però ha veramente spezzato in 2 Fnatic, ha isolato Reckless, ha impedito il DPS da parte del tiratore, e ok, Nemesis ha trovato la prima kill, però poi è morto. E nonostante Nemesis abbia la corona della morte di Rabadon, ha perso tutte le stack che aveva sul tomo di Medjay. Ne aveva 18 prima. Già. Quando muori 2 volte di fila su 2 azioni diverse, purtroppo le vai a perdere. Ah. Molto grave questo per i Fnatic. Sì. Perché adesso devono rallentare, adesso sei sul... anche i Fnatic sono, la partita è ancora nostra. Vero? Fnatic che vogliono il barone Nashor e ovviamente stanno iniziando a mettere campeggio intorno a quell'obiettivo. Fan Plus Phoenix, scambiare con un drago della nuvola non è proprio la cosa più auspicabile. Comunque non sono risorse paragonabili.
Devono stare attenti qua i Fanplus Phoenix, perché Wipo è pronto all'ingaggio con la propria suprema. Arriva al portale dei reami da parte di Doin. Big Gingun si lancia davanti, calcio il dragone che va a segno. I danni su Nemesis sono colossali. Irisal prende tempo per quanto possibile. Reckless è arrivato col teletrasporto. Wipo è in mezzo al team avversario. Kim Kun si lancia e si lancia verso la morte. Purtroppo arriva qua l'ingaggio di Irisal. Gloria del giusto, va a rallentare Crisp. Tanti danni su di lui e forse non basta. Bellissimo, oh! Knockout su tre persone. Reckless però subisce la suprema di Nautilus. Arriva lo stun di Nemesis. Shutdown su Rek'Sai. LWX è morto per mano di Reckless. E ora va all'inseguimento su Doin, che è l'ultimo membro rimasto in vita. Alla fine cadrà per mano di Broxan. No, non va a segno l'onda sonica, o almeno il colpo risonante non vuole lanciarlo. Nemesis sì, alla fine sarà l'ultimo a esporsi. Mamma, e cade tanto. È un ace per i Fnatic che combattono per il diritto di sopravvivere ancora un giorno. Fanplus Phoenix cedono un punto e permettono ai Fnatic il comeback. Un punto sul tabellone, ancora due da sudare. E ladies and gentlemen, questa è l'euforia che rimane viva ancora per una partita. Fnatic, capitanati dal Veigar di Nemesis, ancora una volta riescono a strappare una vittoria che nessuno avrebbe mai creduto possibile. Che gioco da parte loro! I Fnatic a questo giro si sono adattati e il cambio di ritmo si è visto durante tutta la partita. Ancora tanti errori, secondo me, a confronto a quello che è necessario per vincere, ma già molto meglio a confronto con i primi due game. Tanti errori rispetto a quanto è necessario farne per vincere tutto il mondiale, ok? Sì. Perché comunque gli errori ci sono stati, ma sono stati amboilati. Ancora una volta Lucian perde al mondiale. Lucian che ancora non ha vinto una partita durante questo mondiale. Basta, vi prego. Basta prendere Lucian. Basta. E la cosa che voglio considerare però è come i Fnatic hanno giocato stavolta. Controllati, mai in overestensione. Correttamente impostate le azioni intorno alla visione. Finalmente i Fnatic giocano macro e guarda caso vincono. Perché i Fnatic ci hanno appena dimostrato che a livello meccanico sono in grado di portarla a casa, sono in grado di surclassare gli avversari, e abbiamo visto che la vera zona di comfort non è surclassabile dai Fanplus.